Questo video continua quello di 2 settimane fa, ovvero quello che parlava dello stack TCP/IP. Infatti la registrazione è fatta nello stesso giorno, stesso momento, stesso tutto, stesso set, stesse luci, tutto. Quindi, ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io come al solito sono Valerio e oggi vi riporto la seconda parte del video che vi ho lasciato 2 settimane fa, perché la settimana scorsa è uscito un video di FK Storia. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Non perdiamoci in chiacchiere, riprendiamo dove avevamo lasciato 2 settimane fa. Vado con la sigla. Dunque, la domanda è lecita. Come vengono installati i pacchetti? All'interno, per esempio, di ogni continente, la rete internet è un macello. Cioè, vedete come se fosse una città enorme quando un continente. Se tu devi andare da un punto A a un punto B, devi sapere come arrivarci, se no ti perdi. Tra i continenti, invece, la situazione è più gestibile perché esistono dei cavi sottomarini, come vedete in questa mappa, che collegano i continenti. Ovviamente in più punti, perché si vuole avere un sistema ridondante. Se si dovesse spezzare un cavo in un punto, almeno c'hai un altro punto da in cui passare. Non mi soffermerò su come questi cavi vengono posati e gestiti, perché Geopop qualche mese fa ha fatto un video che parla appunto di questo, e vi metto in descrizione i link di quei video, così vi andate a vedere. Una volta finito questo potete passare a quelli e capire bene dal punto di vista, diciamo, fisico, come quei cavi sottomarini sono stati passati. Io che mi trovo nel Regno Unito devo mandare un messaggio in Cina, come facciamo? Cioè, una rete internet, ovviamente, diciamo, molto riduttiva, ha questa forma. È facile viaggiare in cerchio oppure andare nella direzione sbagliata. Ogni dispositivo connesso alla rete ha quella che si chiama tabella di instradamento. È una tabella che dice: tu sei connesso a internet con queste porte, perché magari se siamo un nodo intermedio, quindi un router di un internet service provider, sarà connesso ad altre parti della rete internet da decine, se non addirittura centinaia di porte. Quindi c'è questa grande tabella e dice: se devo andare in Finlandia usa questa porta, se devo andare in Romania usa quell'altra porta, se devo andare in Cina usa quella porta. Però non è che se devo andare in Cina devo utilizzare forza quella porta, posso andarci anche passando dalla Finlandia, perché poi quando il mio pacchetto arriverà in Finlandia ci sarà un router che mi dice: ok, questo pacchetto deve andare in Cina, passa da là. Come si decide quale porta utilizzare? La distanza geografica non c'entra molto, anche perché i computer non hanno bene concezione di dove si trovano geograficamente, ma quello che viene spesso tenuto in considerazione è il traffico di rete. Se io devo mandare un messaggio a 200 km di distanza in una rete piuttosto congestionata, non è insolito che il mio messaggio vada al ciclo polare artico e ritorna, perché magari ci impiega meno tempo, perché quella rete magari, o meglio, quella porzione di rete è meno congestionata. E questa è la magia della comunicazione di pacchetti. Quindi quando io da casa mia voglio mandare un messaggio in Cina, facciamo esempio di poco fa, quanti nodi intermedi il mio pacchetto transita? Consideriamo anche come nodo intermedio il router che sta a casa nostra. Ovviamente dipende da tanti fattori, come dicevo, fa dalla congestione di rete, dal tipo di stradamento che viene fatto. Nella media vengono fatti quello che vengono definiti 30 hops. Hops significa un passaggio da un router all'altro. Ovviamente se ne possono fare di meno, come se ne possono fare molto di più. Nella media, diciamo, se ne fanno circa una 30. Mi sono reso solamente adesso conto di avere il microfono staccato. Adesso la qualità audio migliora. Ti avevo detto che ogni dispositivo connesso alla rete ha quella che viene chiamata tabella di indirizzamento, ovvero routing table. Ma dove viene sta routing table? La routing table può essere fatta in due modi, statica o dinamica. Statica è semplicemente compilata dall'amministratore di rete. Dinamica, invece, i router in qualche modo cercano di capire qual è la strada migliore ogni qualvolta bisogna entrare in una parte nuova. Ci sono diversi algoritmi per fare le tabelle di stradamento dinamiche. Io vi racconto quello più semplice. Se, diciamo, il router è connesso all'esterno della rete con una sola porta, non c'è molto di cui stradare. Si usa quella porta e via. Quando ci sono diverse porte, l'unica cosa che il router sa è quali sono i nodi immediatamente connessi a lui. Non sa quello che c'è oltre quelli. Per lui vede quell'intorno e basta. Quindi una cosa che può fare il router è semplicemente chiedere ai dispositivi che stanno connessi a loro di dargli la loro tabella di instradamento, e quindi lui prende informazioni da vari nodi e si compila la sua tabella di instradamento. Ma tuttavia facciamo il caso più difficile di tutti: stiamo creando noi, come vuole fare Putin, il suo internet. Quindi abbiamo tutti i router che si stanno collegando a internet per la prima volta. Cosa succede in quel caso? Quando il router non sa chi mandare, lo manda a tutti, in un'operazione che si chiama broadcast.
Lo so, non è un'operazione bellissima mandare messaggi a tutti a destra e manca, perché si creano congestionamenti alla rete e poi anche insicuro dal punto di vista della sicurezza informatica. Questo perché molto spesso i pacchetti vengono criptati, ma non è solamente per questo motivo, ci sono anche altri motivi. Ma non parliamo di encrypting, perché si aprirebbe un altro vaso di Pandora. Quando il router inizia a fare questa operazione di broadcast e quando riceve le risposte, inizia a compilare la sua tabella di istradamento. Ah, guarda, questa porta mi porta più vicino in Cina, invece quest'altra porta mi porta più vicino agli Stati Uniti. Quindi lui se la compila, e quindi poi quando deve rimandare i pacchetti in quella destinazione non fa più il broadcast, non va più ehi, a chi devo mandare sto pacchetto, va direttamente in quella porta e istrada il pacchetto, e poi ovviamente quello stesso pacchetto passerà altre sessioni intermedie giungendo alla destinazione. Con Linux fare una tabella di istradamento statica è molto semplice. Non ho idea di come si faccia su Windows, ma su Linux è una cosa molto semplice. Tra l'altro, come dicevo in questo video, quando parlavo con Lucilla, io dissi che molti dispositivi, tipo il router, sono fatti con Linux, all'interno c'è Linux. E quindi i comandi che si utilizza, per esempio su Ubuntu, come ho in questo computer, che in questo momento c'è Windows, però basta riavviare e parte magicamente Ubuntu, io potrei semplicemente compilare la mia tabella di istradamento. Ma non ha senso, perché a casa mia c'è una rete molto semplice, con un router al centro e poi tutti i dispositivi, in quella che viene semplicemente chiamata configurazione a stella. Ora, una domanda che magari i più curiosi potrebbero fare: è possibile vedere il passaggio di ogni pacchetto attraverso internet? In realtà sì. Esistono dei tool chiamati Traceroute che permettono di vedere il passaggio di tutti i nodi intermedi o di quasi tutti. E adesso io vi farò un esempio utilizzando un sito internet che fa questa cosa. Tuttavia, una cosa fondamentale prima che andiamo è quella di tenere a mente che il Traceroute che voi vedete non è quello da casa mia alla destinazione che ho scelto, ma è quello del server che ha quel sito internet, perché è quello che fa la richiesta e quindi non vede partire i pacchetti dall'Europa, ma dagli Stati Uniti, che dove si trova quel sito. Se voi invece voleste sapere qual è il percorso che fanno i pacchetti da casa vostra, dovete utilizzare o scaricare dei tool che si chiamano Traceroute. Adesso andiamo a fare alcuni esempi e vediamo cosa salta fuori. Io sono qua col mio iPad, qui vedete la registrazione che ho, che sto facendo in diretta. Allora, io sto utilizzando questo sito chiamato traceroute-online.com, che ci dice o di inserire un dominio o un hostname. E praticamente cliccando questo tasto chiamato Traceroute ci permette di visualizzare proprio in maniera proprio visuale con la mappa il tragitto che fanno i pacchetti. Come dicevo poco fa, i pacchetti non partono da casa mia ma dal server di questo sito. Facciamo un esempio. Siccome so che questo sito è in America, quindi, perché l'ho provato poco fa, voglio mettere un sito o comunque uno hostname di qualcosa che sono quasi certo, almeno spero, che sia in Italia, ovvero il sito per esempio dell'Università degli Studi di Catania. Metto qua unct.it. Ho fatto un errore, unct.it, e clicco Traceroute. Ci sta qualche secondo, ovviamente qua voi vedete un mega taglio e riprendiamo da quando comparirà qualcosina. Eccoci qua. Allora, non so bene cosa sia questo grafico a torta, però qua noi possiamo vedere tutti i hop, o meno quelli più importanti, che ha fatto il nostro pacchetto. Dagli Stati Uniti è andato in Olanda, poi è arrivato da qualche parte, penso qua in Italia, un altro hop in Italia. E qui vediamo tutta la lista dei nodi intermedi, guardate quando ce ne stanno. Ah no, scusate, 1299 non era in Italia, era in Svezia, per poi arrivare in Italia. Guardate la mappa, cioè dal dove è questo sito, che si trova in questo punto del New England, degli Stati Uniti. Sono arrivati in Svezia, NL non significa Olanda, sai che cazzo significa NL? Per me... Dai, mia testa era The Netherlands. In Svezia, fattispecie dove? Credo che sia Stoccolma quella, sì. Per poi arrivare in Italia passando per diversi nodi. Ah! Prima va a Monza e poi va a... Dov'è qua? Non riesco a capirlo. A Trento. Ma non sapevo che i siti dell'UNICT erano hostati al Trento. Ora facciamo un'altra richiesta con un altro sito che spero che sia quasi certamente in Italia, o meno i server stanno in Italia. Quello dell'INPS, inps.it, credo che l'hostname sia inps.it.
Vediamo sempre qualche secondo e ci vediamo dopo il mega taglio. Perfetto, allora siamo sempre qua negli Stati Uniti, poi passiamo dalla Svizzera, qui c'è scritto Svizzera questa volta, quindi non mi posso sbagliare. Per poi arrivare ai server di Fastweb. Ah, queste sono le average response in millisecondi. Quindi questo server risponde in media in 81 millisecondi, quest'altro server invece risponde in media in 92 millisecondi. E invece quello di Los Angeles, non lo so. Poco fa ho sbagliato con Enel, ormai con le sigle americane, so che non mi ci trovo. Il tempo di risposta è 55 millisecondi. Questo non vuol dire perché i server sono più lenti, ma sono effettivamente più lontani. E la distanza comunque comporta comunque delle conseguenze nei tempi di risposta. E poi, come dicevo, non è solamente la distanza geografica, ma anche il congestionamento delle reti. Andiamo a vedere la mappina che c'è. Allora, come dicevamo, Stati Uniti, poi Svizzera e infine Italia. Qui ci sono dei punti interrogativi. Questi punti interrogativi sono degli nodi intermedi che magari sono dietro a dei firewall che non ci danno le informazioni che noi vogliamo. Quindi sappiamo che c'è un hop nel mezzo, ma non sappiamo esattamente cosa, perché c'è qualcosa nel mezzo che impedisce di risalire delle informazioni più dettagliate. Andiamo a vedere che stata fatta. Partiamo sempre qua nel New England, andiamo in Svizzera, da qualche parte tra Zurigo e Berna, per poi scendere fino alla Calabria, una fattispecie a Gioiosa Ionica. Benissimo pinguini, per oggi abbiamo concluso. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi nei commenti se avete qualcosa da commentare o qualcosa che mi volete chiedere, e qualora vi siete persi la prima parte andatelo a pescare qui accanto, perché parlo non solo di come funziona il protocollo TCP/IP, ma in un altro video che metterò qua nella handcard parlo della storia di internet. E quindi grazie per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima, ciao!